amici, ben ritrovati, eventi del territorio, quest'oggi a Fara di Soligo. Siamo all'inaugurazione della 49esima mostra della Fragola dell'Asparago e siamo in compagnia del presidente del Proloco di Fara, Franco Dorigo, e di una sua collaboratrice. Franco, anche poc'anzi all'inaugurazione ha inaugurato, snocciolato tantissime novità. Riassumicene un po' per i telespettatori. Ok, grazie intanto. Allora, la 49esima festa della Fragola si apre oggi, è il programma, diciamo, è quello classico di ogni anno. Abbiamo aggiunto quest'anno una passeggiata a cavallo tra le nostre colline in memoria di un nostro caro collaboratore che è scomparso, e questa passeggiata sarà il 5 maggio. Poi abbiamo sempre il 25 aprile mostra Passione e Gusto, il 1° maggio abbiamo la classica corsa in bici e poi ogni sera abbiamo i nostri gruppi musicali. È ormai una tradizione, sono 49 anni quest'anno, quindi un traguardo sicuramente importante per questi ragazzi che si adoperano nel portarla avanti. Queste feste, queste manifestazioni sono culture perché risaltano il nostro territorio, la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra storia. Una bella manifestazione che animerà tutto questo mese, per cui io invito a passare, a venire ad assaggiare le fragole, venire a mangiare qui allo stand della Proloco di Fara di Soligo, e ovviamente faccio un grande ringraziamento a tutti i volontari che si impegnano e che si sono sempre impegnati in tutti questi anni nel portare avanti questo tipo di manifestazione, questo tipo di tradizione. Per cui un arrivederci a Fara di Soligo e vi aspetto qui presso il tendone della Proloco. Naturalmente, Franco, quintali e quintali di fragole e asparagi non potrebbero essere serviti senza l'ausilio di tutti questi volontari, quindi un ringraziamento penso sia doveroso. Certo, penso che al di là di tutto quanto questa festa va avanti solo grazie ai volontari e ai ragazzi giovani, perché il futuro sono proprio loro, i nostri giovani. Che dire, Franco, noi ti ringraziamo anche a nome di tutta la Proloco, perché sappiamo che ti vogliono bene. E noi vi diamo appuntamento per tutto il mese di aprile e i giorni di maggio. Venite qui a Fara di Soligo, allo stand della Proloco, tantissime buone fragole e tantissimi piatti a base di asparagi. Grazie mille e arrivederci alla prossima.